Pop è un evento dedicato alle culture pop del Giappone contemporaneo, arrivato quest'anno alla sua terza edizione. È un progetto che è nato all'interno della ex facoltà di lingue, attuale scuola di lingue, letterature, traduzione e interpretazione, sede di Bologna, e che in questi 3 anni comunque si è ingrandito con partecipazione di diversi enti e associazioni presenti sul territorio. Quest'anno il tema, il filo conduttore, diciamo, delle 2 giornate è il mondo del manga, quindi il mondo del fumetto, ma con particolare attenzione agli aspetti transculturali. Nel pomeriggio abbiamo avuto una tavola rotonda con i nostri ospiti giapponesi venuti dal Giappone, Mikitori e Yamazaki Mari, che sono 2 fumettisti molto famosi in Giappone. Yamazaki Mari è molto famosa anche in Europa, negli Stati Uniti e in Italia, perché ha pubblicato un paio d'anni fa un fumetto dal titolo Terme Rome, che è ambientato appunto nell'antica Roma. Lei ha vissuto a lungo in Italia, appassionata di cultura e di arte italiana, e infatti insieme a Mikitori sta lavorando a un progetto di un fumetto tratto da Plinio il Vecchio. Poi era presente Chibuchi Keiko, una mangaka che vive a Bologna ormai da 20 anni e che collabora con Nippop fin dalla prima edizione, per noi rappresenta veramente un aiuto preziosissimo. E erano presenti poi i responsabili editoriali e i coordinatori editoriali delle principali case editrici che si occupano di fumetto in Italia, in special modo a Bologna. Ciao a tutti, sono Ivo De Palma e da più di metà della mia vita lavoro al microfono, perché faccio questo mestiere, che è il doppiatore, da 30 anni oramai, da quando ne avevo 21. E da lì in poi sono svariati i personaggi che molti di voi ricordano sicuramente: Mirko di Kiss Milicia, Pegasus dei Cavalieri del Zodiaco, più recentemente il maestro Maito Gai in Naruto, ma poi anche Devilman, ma poi anche Vernon nelle Tartarughe Ninja, ma poi anche insomma molti altri, la versione giapponese di Robin Hood per esempio. E però in modo particolare mi interessava partecipare a questo Nippop, nel quale insomma sono ospite per la prima volta. Il Nippop ha già 3 anni di vita, ma mi interessava proprio partecipare perché per una volta tanto non si trattava della solita fiera così, commerciale prevalentemente, ma nasce in ambito universitario e sonda un po' tutti i moti creativi del Giappone moderno, non soltanto dal punto di vista ludico, frivolo e quindi poi commerciale, ma anche proprio come eventuale ambito e occasione di lavoro proprio per gli appassionati. Ho fatto in sostanza una demo doppiaggio proponendo alcune sequenze sia tratte dai Cavalieri del Zodiaco sia tratte da materiale più nuovo che addirittura non è nemmeno ancora stato licenziato in Italia e quindi di cui non esiste ancora una vera e propria edizione italiana. Vorremmo sentire un fulmine di Pegasus. Allora, questo non lo faccio mai. Se volete vi faccio un chiai, ok, ma non un fulmine di Pegasus. Va bene. Chiai!